Se acabó. Free drinks in the house. Everybody drinking tonight. Foot Volley Night, terza edizione. Siamo a Lido Barracuda, una serata di grande divertimento. Spettacolo, un misto tra calcio e pallavolo, un misto tra tattica e tecnica. Certamente le immagini parlano da sole, con il montaggio e le interviste di Matteo Monte e di Cristiano Lifrieri. Entreremo in questo torneo che coinvolge tantissimi appassionati da tutta la provincia ed anche oltre. Schiavonea in questo periodo davvero accoglie gente da tutto il mondo, lo possiamo dire. Nicola Lavorato, uno degli organizzatori, la padrona di casa Serafina Guerriero e Ciccio Granata, un volto noto degli appassionati di calcio. Li sentiremo nelle interviste, intanto ci sono anche le immagini e certamente una bella serata di sport. La terza edizione, come dicevamo, si parla già del futuro, un'organizzazione sempre migliore, tutto molto bello. Organizzare un evento di questo tipo non sono frasi fatte, ma c'è davvero tanto tanto lavoro. Siamo con Nicola Lavorato, però credo che le soddisfazioni ci siano. Sì, il lavoro c'è ed effettivamente è molto. Siamo più o meno da un mese e mezzo che stiamo cercando di organizzare al meglio questo evento. Le soddisfazioni pure, sembra che i ragazzi si stiano divertendo. Speriamo di continuare così, speriamo di far divertire anche quelli che sono venuti a vedere il football per cercare di lanciarlo sempre di più, visto che comunque quest'anno è la terza edizione, visto che ci stiamo puntando già per il terzo anno. Speriamo bene. Allora, volevo chiederti, molte volte quando si parla del gioco del calcio, il pallone, siamo tutti appassionati, però effettivamente è qualcosa di diverso. Come vi ha colpito e cosa vi ha spinto a puntare su questa spettacolare e faticosa disciplina? Allora, questa è una disciplina che praticamente nel sud ancora non è molto sviluppata ancora. Praticamente c'è un'associazione che è stata creata già da qualche anno ed è di Villapiana, infatti ci sarà una squadra di Villapiana che parteciperà anche stasera e con loro ci hanno dato un po' di informazioni, abbiamo cercato di far appassionare un po' più di ragazzi a questo sport qua che effettivamente qua da noi soprattutto non lo conoscevano affatto. In conclusione, lasciamo spazio al divertimento, lasciamo spazio ai ragazzi, ci racconti un attimo la formula del torneo che è giunto alla terza edizione e con numeri sempre crescenti e con un'organizzazione sempre crescente, perché obiettivamente io è la prima volta che vengo, l'impatto è davvero, si nota subito che è qualcosa che è fatta con grande cura. Allora, l'organizzazione è molto semplice, è un torneo all'italiana, ci sono 4 gironi da 7 squadre, passano le prime due che poi faranno quarti di finale, semifinali e finale. In più quest'anno abbiamo aggiunto un mini torneo per gli under per cercare di far appassionare anche quelli più piccoli, con 2 gironi e faranno direttamente poi loro le semifinali e la finale. Si fanno 3 tocchi, la palla non può toccare a terra, più o meno sono le regole del beach volley, solo che si gioca con i piedi. Foot Volley Night 2022, siamo alla terza edizione, siamo con Serafina Guerriero, titolare del Lido Barracuda, Lido che ospita questo evento. Partiamo da una domanda apparentemente semplice, partiamo da quelle che sono i sentimenti, le emozioni, che sensazioni provi a vedere il tuo Lido pieno di gente, ricco di giovani che questa sera si dilettano a giocare nel foot volley. È davvero una serata fantastica, anche le altre edizioni lo sono state, cerchiamo sempre di migliorare con delle novità, togliendo fuori magari delle idee che negli altri anni non c'erano venute in mente. E per rispondere alla domanda, è bello vedere tanti giovani, giovani sani, perché sappiamo che chi si affianca allo sport è un giovane pulito, puro, che ha voglia di divertirsi, e quindi mi fa piacere poter ospitare questa bella gioventù, davvero bei ragazzi. Mesi, settimane di sacrificio ad organizzare un evento, vogliamo fare anche un plauso a tutti gli organizzatori, i tuoi collaboratori che sono riusciti ad ottenere questo enorme successo di questa sera. Assolutamente sì, voglio ringraziare ad uno tutti gli organizzatori che tra l'altro sono nostri carissimi amici che fanno parte della famiglia del Barracuda, e li ringrazio ad uno perché hanno dato tanto, 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 e di questo ne sono veramente contenta, orgogliosa, e vorrei ricambiare davvero con un plauso grande. Ci hai parlato di novità, ce ne spieghi giusto qualcuna? Allora, le novità quest'anno sono tante, intanto un 2 a 2 e non come l'anno scorso che c'era un numero in più.
e poi bisogna aspettare perché non si possono svelare. In conclusione, lo faccio anche come amuleto, come buon augurio, ci sarà una quarta edizione del Footvolley? Assolutamente sì, io ci spero, le cose in un anno possono cambiare, ma io spero tanto che ci possa essere, anche per dare la soddisfazione a questi ragazzi che stanno lavorando, che hanno portato questo sport su Corigliano e soprattutto su un lido, e quindi ne sono orgogliosa, felice, perché no, appuntamento alla quarta edizione, assolutamente sì. Grazie. Divertimento, ma anche, conoscendoti, sano agonismo e competizione. Siamo con Ciccio Granata, tantissime squadre, tantissimi campionati vinti, è una garanzia dal punto di vista tattico, sta ridendo, tecnico un po' meno, no, battute a parte, quanto divertimento a Schiavonia con questo foot volley che davvero appassiona. No, sicuramente, buonasera a tutti innanzitutto. È un avvenimento che io ho sempre partecipato, sono la terza edizione, uno sport nuovo, anche se non sono pratico abbastanza dato la tecnica non elevata che ho, però diciamo che è una manifestazione bella, attira molte persone, ben organizzata, quindi è giusto parteciparci e divertirci tutti insieme. Allora, qui siamo giunti alla decima edizione, sempre a Lido Barracuda, parlavamo dal punto di vista tecnico, però battute a parte, c'è da dire che è il divertimento, la sana competizione, poi partecipano tutti, c'è spazio per tutti, tanti gironi, tante partite, tanto pubblico e un'ottima organizzazione. Si perde per un attimo di vista magari il calcio, quello dei 90 minuti, quello dei tre punti, e ci si diverte, anche qualche sfottò. Mi racconti magari qualche episodio e i tuoi compagni di squadra in questi tornei? No, sicuramente che si mette da parte un po' il calcio dei 90 minuti, specialmente in questo periodo fa bene. Poi sui miei compagni di squadra no, lo prendiamo a divertimento. Stasera sono con Nicola Barilari, ho cambiato coppia. Detto tacco, per quel famoso tacco. Un ex buon giocatore, ora fisicamente inguardabile, lasciatemelo dire, però ha sempre oltre giocato. Nicola? Oltre a Nicola ho giocato con Giordano Zangaro, quindi tutti ex ottimi giocatori. Ah, tu te li sceglievi forti tecnicamente? Forte tecnicamente, con la testa meno forte, decisamente. Poi andiamo avanti, allora Barilari, Zangaro. Ho giocato anche con Bellitta, ragazzo serio, giocatore di calcio serio, quindi ho avuto anche una coppia seria, diciamo. Con Bellitta eri l'intruso, mentre con Barilari e Zangaro diciamo vi completavate. Sì, sicuramente. Allora, scherzi a parte, siamo qui, ci stiamo divertendo, stiamo guardando queste belle partite. Francesco, ti vedremo sicuramente nei campi, sempre con quello spirito, con quella voglia di vincere, con quella voglia di divertirti. Ed adesso tu parlavi un po' da staccare dal calcio giocato, però per noi appassionati, riesci a stare un giorno senza pensare al calcio? No, assolutamente no, è impossibile, per questo ho detto stacchiamo almeno e cambiamo sport per questa sera e ci divertiamo tutti insieme. Suavemente besame, sors de la desse, je me...